Intanto, ogni giorno, sentite bene perché il dato è inquietante. Ci vuole la cazzuola, Fede. Ogni giorno spariscono sotto il cemento 100 ettari, 100 ettari di terreno. Quando si parla di terreno, per la maggior parte delle volte si parla di terreno agricolo. Sì, visto che noi siamo ciò che mangiamo e ciò che mangiamo viene dalla terra, e quando viene dalla terra italiana vuol dire che è anche frutto di tradizione, di cultura, di storia, di fortuna. È made in Italy. Fortuna ricevuta dal passato, se noi poi quei terreni lì che ci regalano questo ben di Dio, amato da tutto il mondo, voluto dalla popolazione mondiale, copiato, copiatissimo, l'abbiamo già detto, l'Italian Sound vende il nostro benessere in giro falsificandolo, ebbene se tu lo cementi te lo sei giocato completamente. C'è un DDL. Disegno di legge. C'è un DDL chiamato suolo che ha visto la gestazione qualche tempo fa, un anno e mezzo fa, due anni fa circa, poi è stato un po' bloccato, poi si è riaperto ed è andato avanti. Adesso forse ci siamo. Con noi al telefono c'è il ministro della Repubblica delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo. Ministro. Buongiorno ministro. Buongiorno. Buongiorno e auguri intanto. Auguri. Ligabue. Ah, grazie, era una canzone per farmi gli auguri. Sì, certo. Però la torta è di cemento, caro ministro, purtroppo la mimosa era finita. Sì, immagino. Andava bene la canzone, ma avete fatto un'analisi giustissima sul fatto che purtroppo in questi anni la cementificazione è stata fortissima in Italia. Pensate che facendo un dato, volendo fare un paragone, è stata cementificata tutta la Calabria. Quindi parliamo veramente di dati inquietanti, quando poi in questo paese l'unica cosa e l'unica grande soluzione ai nostri problemi è proprio la terra e i prodotti, i frutti straordinari della terra. Per questo tra i primi atti di questo governo, ovviamente oltre l'IMU agricola, c'è stato questo DDL suolo. Siamo ripartiti dal DDL che aveva messo in campo Catania, modificato secondo le indicazioni delle regioni, e unitamente al ministro Orlando abbiamo fortemente voluto questo DDL suolo, proprio per far capire quanto sia fondamentale preservare la terra, che è l'unica grande ricchezza che lasciamo ai nostri figli e ai cittadini del futuro. Oggi è in conferenza Stato-Regioni e io mi auguro che appunto le regioni, con la sensibilità che deve essere propria degli enti locali, possano liquidare il prima possibile questo testo in modo che diventi realtà. Ecco ministro, il DDL suolo, questa norma severa, no? Sul divieto di cementificare del suolo agricolo di importanza strategica per il nostro paese, in prima istanza fu presentato giustamente, come lei ha detto, dall'ex ministro Mario Catania, però ci furono delle forti criticità evidenziate dalla Commissione Politica Agricole della Conferenza Stato-Regioni presieduta, se non mi sbaglio allora, da Dario Stefano, che era l'assessore regionale all'agricoltura della Puglia, abbastanza focoso in quel momento. Da lì in avanti, quali sono state poi le modifiche reali che hanno portato al fatto di ripresentarlo e forse anche di trovare attuazione a breve? Ma in realtà noi, proprio per non incorrere nelle conflittualità di allora, siamo partiti dal testo così come era stato voluto dalle regioni, e quindi le sollecitazioni dell'allora consigliere regionale, assessore Dario Stefano, sono state prese in considerazione nella rielaborazione del testo che è giunto in Consiglio dei Ministri e che io ho portato e ovviamente reso coinvolgendo tutto il nostro governo, ed è stato rimandato alle regioni già secondo l'indicazione che veniva da Stefano e dagli altri assessori regionali del precedente governo. Quindi mi auguro che la sensibilità che noi abbiamo avuto rispetto alle indicazioni, al coinvolgimento che chiedevano gli enti locali, al fatto che comunque per quanto riguarda l'edilizia c'è la possibilità del riuso, un testo molto complesso, molto elaborato, ma che effettivamente tiene conto delle difficoltà che ponevano le regioni. Visto che noi abbiamo avuto questa sensibilità, ci aspettiamo che le regioni facciano lo stesso, che soprattutto capiscano che il paese ha bisogno di risposte da questo punto di vista. Assolutamente. Io ieri ho fatto un importante incontro con il presidente di Google Mondo, Eric Schmidt, e lui era fortemente interessato, perché stiamo elaborando un grande progetto per il rilancio, la promozione del Made in Italy attraverso Google,
che dovrebbe nel 2014 essere realtà, non entro nei dettagli per rispetto nei confronti della parte che interloquisce con noi, ma lui era interessatissimo, e voglio dire, uno che ha cambiato il mondo con Google, certo, al made in Italy e all'agroalimentare, perché ha capito che la grande forza del paese è questa, uno che sa quanto è forte la rete. Ha capito che ovviamente avendo una banca dati, immagino, straordinariamente eccellente, che le nostre eccellenze e i nostri prodotti straordinari della terra, dell'Italia, possono essere una grande occasione. Grazie, noi ringraziamo il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, è stato con noi a proposito di questo importante disegno di legge, si chiama Suolo, non a caso.